Tu nel tuo libro parli di una rabbia cinica. La cosa che appunto nel libro faccio è proprio spostare l'attenzione, il focus dal cinismo inteso come approccio di chi rifiuta la possibilità di sorprendersi, la possibilità dell'alternativa radicale, di chi dice che sarà sempre così, a quello che era il cinismo antico, cioè la filosofia degli antichi cinici, no? Che erano una scuola filosofica su cui poi Michel Foucault nei primi anni Ottanta fece delle lezioni molto importanti al Collège de France. Appunto, questa idea per noi il cinico è il peggior conservatore possibile. Cioè uno che non ammette la possibilità del cambiamento, che in qualche modo si fa molto gli affari propri perché sa che le dinamiche collettive non funzionano. E poi c'è questa cosa molto interessante che invece i cinici antichi erano dei proto-rivoluzionari, potremmo dire. I filosofi cinici erano dei critici sociali a tutto tondo. La figura di Diogene il cinico è, diciamo, la figura di questa quasi leggendaria, di questo individuo che rifiuta qualunque forma di autorità e che mette in crisi qualunque norma sociale fosse in vigore nella polis greca. Il famoso aneddoto che racconta Diogene Laerzio su Diogene il cinico, che incontra Alessandro Magno, che gli dice: "Io esaudirò un tuo desiderio", dice, "qualunque tuo desiderio, sono l'imperatore Macedone, la esaudirò". E Diogene dice: "Guarda, spostati un po' perché stavo prendendo il sole e adesso me lo stai Per coprendo", no? Dire appunto dello sberleffo come dinamica con cui rapportarsi con qualunque autorità. Cosa che io nel libro provo anche a ricondurre alla rabbia, perché appunto i cinici, per come li descrive Foucault, sono delle figure estremamente rabbiosi. Lui li descrive come dei filosofi che abbaiano, cioè il cinico è uno che si alza durante l'assemblea nella polis ateniese e comincia a criticare tutto e tutti, perché appunto ce l'ha semplicemente con le strutture istituzionali che privilegiano i ricchi a scapito dei poveri piuttosto che gli uomini a scapito delle donne, no? Il cinismo è una delle poche correnti filosofiche, tra l'altro, che accettava al suo interno sia uomini che donne. In greco cinico, la parola cinico deriva da kion, che significa cane, no? Il cane è precisamente quell'animale che trasmette la rabbia intesa come malattia. Rabbia come malattia che i greci chiamano con la stessa parola, liussa, da liukos, lupo, con cui chiamano la rabbia come stato d'animo. Quindi i greci hanno per definire la rabbia, il virus, e la rabbia, la furia, hanno la stessa parola. E quindi il cinico è, diciamo, un cane rabbioso, nel senso del cane che ti morde e ti trasmette questo virus, ma questo virus, potremmo dire, altro non è che lo stato d'animo della rabbia, non la rabbia, non la malattia dei cani, ma la rabbia come disposizione critica nei confronti dell'autorità in generale. E quindi rileggendo un po' la figura anche dei filosofi cinici, in qualche modo provo a recuperare questo cinismo antico contro il cinismo moderno. Il cinismo come essere un cane, uno dei capitoli del libro si chiama L'arte di essere un cane, piuttosto che il cinismo di chi invece rifiuta di abbaiare, no? Rifiuta di ringhiare, di arrabbiarsi di fronte a qualunque sopruso, perché tanto non c'è niente da fare. Quindi questa è un po' diciamo, l'operazione che provo a fare rispetto alla categoria del cinismo. Appunto, salendo sulle spalle di giganti, Michel Foucault, insomma, eccetera, non è una cosa che io mi invento da zero. Però mi pareva un modo per comprendere questa dinamica della rabbia come qualcosa che appunto fosse dirompente, emotivo, ma al tempo stesso profondamente filosofico. Anche questa idea molto, che in realtà molto recente, che noi abbiamo della filosofia come semplice disciplina accademica. Il filosofo per un periodo storico molto più lungo, forse anche più interessante, non è stato uno che insegnava in una scuola, ma è stato soprattutto, diciamo, per dirla con Pieradò, che ha scritto un bel libro, si chiama Che cos'è la filosofia antica? Qualcuno che fa una scelta di vita, no? Ad Odice la filosofia antica, molto più che un discorso, una serie di proposizioni, di idee specifiche, di teorie, è una scelta di vita. I filosofi che fanno parte di una stessa scuola fanno una scelta di vita comune. Magari le loro dottrine teoriche sono anche diverse, però nel caso dei cinici la loro scelta di vita, una povertà radicale, una critica a tutto campo della società, diciamo, vita assolutamente essenziale, il rifiuto di ogni convenzione, no? L'immagine del cinico come uno che urina sulla pubblica piazza o facevano sesso in pubblico, cioè perché dovremmo vergognarci, no, del fare sesso? In qualche modo, appunto, oggi noi, insomma, li definiremo dei teppisti o dei vandali, eccetera. Ecco, quelli in Grecia erano dei filosofi, no? Nel senso, credo che la filosofia debba un po' recuperare anche quella vocazione iconoclasta, quella vocazione di critica, quella vocazione anche
in qualche modo a volte ad essere minoranza, no? Insomma, i cinici sono anche delle figure molto sole da un certo punto di vista, perché pochi li capiscono, pochi accettano la sfida di prendere sul serio la loro critica. Però ecco, in questa dimensione che mette insieme la rabbia con la filosofia, la riflessione e la passione, secondo me c'è anche un modo di rileggere un po' la vocazione filosofica che è molto in crisi nel nostro tempo. E, ecco, allora forse bisognerebbe recuperare un po' di quell'antico spirito e provare a coniugare un impegno teorico con una passione di critica sociale a tutto campo, insomma. Una cosa che non è venuta fuori, ma che provo a dire nel libro, è mettere in rapporto la rabbia con un'altra categoria della filosofia antica, è quella di cura di sé. Quindi la rabbia è una componente della cura di sé. Foucault, nei suoi ultimi corsi, rilegge appunto il pensiero greco dicendo anche la famosa massima dell'oracolo di Delfi, conosci te stesso, una delle grandi massime del pensiero greco antico, altro non è che la manifestazione più nota di un concetto più ampio, che è quello di prendersi cura di se stessi. Cioè, conoscere se stessi è una delle precondizioni per prendersi cura di se stessi e, come ci insegna per dire Platone nell'Alcibiade, non ci si può prendere cura degli altri e quindi prendersi cura della polis, fare politica, se prima non ci si prende cura di se stessi. Quindi una persona che ha disprezzo per se stessa, non ha rispetto per se stessa, sarà una persona pessima nella sfera pubblica, pessima poi nel prendersi cura degli altri in una dimensione collettiva. E quindi appunto questo discorso viene molto meno quando poi anche la critica del potere è in un'ottica ultra individualistica. È una critica del potere come difesa dei propri privilegi. Un contesto in cui la cura di sé è completamente svincolata dalla cura dell'altro. Sì, dalle condizioni sociali che ci accomunano. Esattamente. Appunto, i cinici, come questi filosofi itineranti che giravano di città in città e sostanzialmente instillavano nelle persone il dubbio, no? Nei confronti delle convenzioni, delle norme, delle istituzioni, eccetera, e insegnavano ciò che era essenziale, appunto, ciò che era staccarsi dalle apparenze, dalla competizione per il potere, dall'amore per il denaro. Questa dimensione di cura dell'altro, che parte dalla cura di sé, è un'altra delle dimensioni che probabilmente la filosofia ha perso completamente. No, con dirsi. Meno male. A parte Appunto, voglio con dire, questo sicuramente è un piccolo grande esempio, no, di cura di sé anche come cura degli altri, ma è un'idea che oggi quando sopravvive, sopravvive soltanto come, diciamo, nell'ottica del mercato, no? Nell'ottica tipicamente neoliberale, tutto il discorso sulla consulenza filosofica, comunque tutto un per discorso farti stare sulla, bene, esatto, la filosofia come una cosa che serve a farti stare bene. E io credo in un certo senso che una buona filosofia, soprattutto la filosofia politica, serva non tanto a stare bene, ma in un primo momento a stare peggio. Cioè, diciamo, rendersi conto delle cose in profondità, la prima reazione che genera non è una reazione di benessere, è una reazione di malessere, cioè di delusione, Nella no? mia adolescenza, anni 60, quello che stai dicendo tu, veniva espresso nei termini di crisi di crescenza, si diceva allora. Cioè, no, il concetto di crisi è un concetto greco, no? Ed è un concetto che nasce, per esempio, Coselle, che ha scritto delle cose bellissime su questo, come concetto medico. No, i primi a parlare antica Grecia di crisi sono appunto Ippocrate, no? E la sua scuola. La crisi è quel momento della malattia in cui non si sa se il paziente sopravviverà o meno, in cui è possibile sia che guarisca sia che non ce la faccia a sopravvivere alla malattia. Quindi la crisi è un momento di grandissima tensione, se vogliamo, ma che poi prelude a una svolta di qualche tipo, in meglio o in peggio, no? Io oggi faccio parte di una generazione per cui la crisi è uno stato di cose permanente. Cioè, io da che ho memoria c'è sempre stata crisi. Dario Gentili, che è un filosofo italiano, ha scritto un bel libro che si chiama Crisi come arte di governo. Dice una cosa molto interessante: cioè dice, nella nostra epoca la crisi è diventata uno strumento straordinario di conservazione sociale, per cui la crisi non è più qualcosa che domanda un'alternativa radicale in un senso o in un altro, ma è una sorta di periodo che non ha sbocchi, e quindi un periodo che richiede continuamente l'utilizzo di misure eccezionali. Siamo sempre in crisi, quindi dobbiamo sempre sacrificare delle esigenze di democrazia, delle esigenze di efficienza, di governabilità, sacrificare il welfare al debito pubblico. Quindi la crisi è diventata uno strumento di governo. Dall'essere, diciamo, quel momento di transizione, appunto, inizia nel pensiero medico, ma poi nel pensiero politico, no? La crisi come il momento in cui le contraddizioni del sistema sociale, la crisi in senso marxiano classico, no? Arrivano a quel punto di ebollizione in cui poi si genera, come dire, uno smottamento sociale, e quindi poi i rapporti di produzione
non corrispondono più al sistema di produzione e c'è una rottura rivoluzionaria. E invece oggi la crisi è una cosa che più che preludere alla rivoluzione postula l'impossibilità della rivoluzione. Quello di crisi è uno dei tanti concetti che, diciamo, riprendendo e poi appunto andando alla loro etimologia, alla loro storia, ci fa capire un po' in che acque anche complicate, no? Navighiamo oggi. Forse la pandemia diciamo, diventa un'opportunità politica se è una crisi nel senso originario, cioè se ci porta a rimettere in discussione degli assunti che invece prima avevamo dato per normali, per acquisiti, non ci mancherebbe. E invece, appunto, se diventa soltanto una crisi come uno scenario perenne, sì, allora sarà semplicemente un'occasione per dare un ulteriore giro di vite in direzioni che già non erano promettenti. Di impotenza. Esatto.